Stasera ci siamo riuniti per Monsignor Bombalito. Ha finito il suo cammino terreno. Il Signore lo ha chiamato alla casa del Padre. Questa chiesa è in debito con lui per il servizio che lui ha svolto e noi lo raccomandiamo al Signore. Ad un mese dalla sua scomparsa, la celebrazione eucaristica di ieri, domenica 20 ottobre, presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, è stata dedicata a Monsignor Luigi Bommarito, vescovo emerito che fu in carica ad Agrigento dal 1978 al 1988, riconosciuto da tutti coloro che lo conobbero quale uomo di gioia, pace e grande carità. Che ricordo ha lasciato alla Chiesa agrigentina? Un ricordo certamente vivo e un po' in tutti gli strati della popolazione, anche perché era un vescovo e un uomo molto cordiale, con un profondo senso di umanità verso gli altri, vivace e creativo anche, disposto a mettersi in gioco pur di raggiungere il bene delle persone. Poi un ricordo importante anche per l'azione pastorale svolta nella nostra diocesi, non esitando a provocare il cambiamento di alcune tradizioni della vita pastorale, del modo di essere nelle comunità. Promosse un piano di azione, un piano pastorale che consentisse alle varie parrocchie della diocesi di accogliere gli insegnamenti che il Concilio Vaticano II aveva dato, specialmente sulla Chiesa, sul modo di vivere nella Chiesa, sulla comunione da realizzare, sul rapporto tra vescovo e presbiteri e laici, sull'impegno di comunione all'interno del presbiterio, sulla capacità di servizio. E venne fuori così un'azione molto importante, durata 10 anni, in cui con impegno ma anche con tanta umiltà lui stesso partecipava agli incontri, anche incontri molto prolungati che richiedevano tanto sacrificio per poterli seguire a lungo per diverse settimane, e poi anche l'essere perseverante nell'impegno per raggiungere gli obiettivi, lasciandosi coadiuvare anche da esperti che vennero anche da fuori nella nostra diocesi. E le parrocchie ricevettero un gran bene, perché si cominciò in esse a parlare diversamente, a parlare della comunione, a parlare del senso del servizio, a far sì che anche quelli che erano lontani venissero coinvolti. Ci fosse insomma per tutti un'opportunità di accostarsi al Vangelo, di imparare a lasciarsi guidare dal Vangelo per costituire tutti insieme quella Chiesa che Cristo aveva sognato e poi aveva cominciato a realizzare fin dalla comunione realizzata con gli Apostoli.